La sconfitta più netta della stagione della Virtus Biella, almeno nei numeri. Parella era in gran forma e lo si sapeva, dopo aver battuto al quinto set le prime del girone di B1, le torinesi hanno annichilito con un 3-0 inappellabile anche le nerofucsia biellesi. Virtus praticamente mai in vantaggio, i parziali ai 13-17 e ancora 17 punti sono inequivocabili. Nei primi due set le parelline sono state perfette, mettendo in difficoltà la ricezione biellese e complicando di conseguenza la vita a Capitan Mariottini in regione. Errori al minimo e sul 9-2 del secondo set Coach Barangio già chiamato due timeout. Nei primi due set abbiamo valorizzato al meglio quello che ci aspettavamo da parte di Biella, ovvero qualche errore di troppo, ha commentato il coach torinese Mauro Bresciani. Eravamo preparati alla tassa da pagare contro Matilde Gallina, siamo poi riusciti ad arginarla nel corso del match. Abbiamo avuto un piccolo calo nel terzo set, ma credo che la gara fosse abbastanza incanalata e non abbiamo mai avuto la percezione di poterla perdere. In serie B2 il team volley centra l'obiettivo minimo di battere il fanalino di coda Certosa, ma che fatica. Le pavesi erano un avversario sulla carta inferiore, ma con due match ball hanno sfiorato la prima storica vittoria stagionale. Le lessonesi lasciano per strada un punto che nella complicata rincorsa alla salvezza poteva tornare utile. Non è stata una partita facile, ammette coach Fabrizio Preziosa. Il campo non sempre permette di giocare in scioltezza contro un avversario che non ha niente da perdere, che a dispetto della classifica deficitaria ha delle caratteristiche importanti. Il tiebreak è stato da dimenticare, soprattutto all'inizio, tanto da costringermi a chiamare un timeout per cercare di dare una svegliata alle ragazze con una sfuriata. Prendiamo questa vittoria come un valore aggiunto per la classifica, un miglioramento che però non ci permette ancora di vedere la linea di galleggiamento che porta alla salvezza. Missione compiuta, senza sorprese, invece per la Serie C maschile. Il divario di classifica e mezzi tra la SPB e Acqui Terme era enorme e il 3-0 conquistato dai biellesi sul campo degli alessandrini non può certo stupire. Una bella partita, direi, perché i ragazzi sono riusciti a giocare abbastanza rilassati ma sempre concentrati, quindi molto bravi, sono stati molto bravi, sono molto contento perché siamo in un periodo come altre squadre con malati, infortuni eccetera, invece sono riusciti a tenere comunque la identità della nostra squadra, le dinamiche di gioco eccetera in una situazione di difficoltà, bravi, sono contento. Bene, tre punti importanti fuori casa, siamo soddisfatti della partita. La squadra ha reagito bene, abbiamo dato un'ottima prestazione, nonostante alcuni infortuni che purtroppo ci impediscono di allenarci come dovremmo. Il freddo in palestra non aiuta e quindi cerchiamo comunque di sopperire con la tecnica e di mantenere la testa sulle partite importanti che verranno. In settimana continueremo ad allenarci bene, come stiamo facendo d'altronde, credo che l'allenatore sia soddisfatto in questo momento e niente, speriamo per tre punti anche la prossima partita che è importante. A qualche chilometro di distanza l'Asagliano è spugnato con un altro 3-0, meno scontato, il campo di Ovada. Il duello al vertice si rinnova ancora, torinesi e SPB che sono le principali candidate al primo posto, ma quello che conta è il biglietto per i playoff. I 10 punti sulla quinta sono una discreta assicurazione per i biellesi.